Ciao a tutti, il rifiuto è la ferita emotiva più profonda. Allora, questo dobbiamo tenerlo presente, è un dato essenziale, è un dato fondamentale. Tra le varie ferite emotive, quella del rifiuto è quella più profonda perché è quella più antica. Nasce da un conflitto che è il cosiddetto conflitto di natività. Che cos'è questo conflitto? È eh, diciamo il fatto che un genitore non vuole un figlio, insomma, fondamentalmente, una madre soprattutto, perché il rifiuto tende ad essere espresso dalla madre, può essere espresso anche dal padre, ma nelle fasi eh, diciamo, nelle fasi iniziali sicuramente la madre e, e quindi eh, ad esempio una madre che resta incinta contro voglia, diciamo, non vuole questo figlio, però ha delle credenze, insomma, delle situazioni per cui in realtà non, non abortisce, insomma, eh, quindi il figlio eh, lo porta avanti la gravidanza, però non lo vuole, eh, quindi è scontenta di essere rimasta incinta e questi pensieri, che non sono ovviamente pensieri logici, ma sono emotivi, emozioni. Vengono comunque captate dal feto e vengono captate poi dal bambino che nasce, perché quando un bambino nasce non essendo voluto, certo a livello logico faranno tutti i genitori quello che devono fare, però manca quel, quel trasporto, quel, quel non so che quel desiderio. Insomma, si sente non desiderato e non voluto, e quindi vive un conflitto di inattività. Già dalla nascita, diciamo, vive questo conflitto. Che porta al complesso del rifiuto. Il complesso del rifiuto genera quella che è la, la paura, diciamo, della solitudine. Quindi, eh, cosa succederà? Eh, succederà che si innesta un imprinting molto forte. Eh, ovviamente, non è un rosso e nero, diciamo, bianco e nero. Eh, ci sono tutte le varie sfumature, perché uno potrebbe essere, diciamo, eh, non voler assolutamente un figlio, oppure rendersi conto che quando nasce lo vuole un po' di meno, insomma, sono tutte le gradazioni possibili del caso, non è che c'è o sì o no. L'accettazione può essere di diversi livelli, insomma, un cappuccino in tutto, no? Quindi, eh, che cosa succederà? Eh, beh, succederà che questo... Questa paura della solitudine, questa paura del diciamo del, di essere rifiutati, che viene vissuto come una sanzione, viene vissuto come una eh, si trasforma in che cosa? Si trasforma eh, da adulto appunto nella paura della solitudine, quindi da un certo punto di vista eh, fare di tutto per non essere solo, cioè quindi cercherà di fare di tutto per non essere solo. Però, siccome la nostra parte emotiva invece vuole. Rivivivere in un certo qual modo l'imprinting, cioè riviversi in un certo qual modo l'emozione vissuta a suo tempo perché rappresenta una fonte di nutrimento emotivo. Eh, da un lato temerai tanto il rifiuto, dall'altro, eh, come dire, cercherai, ti aggancerai, saranno più ti innamorerai, tenderai a innamorarti prevalentemente di persone che tenderanno a rifiutarti. E quindi tutto questo sarà un'alternanza, diciamo, di sofferenze vissute. Per cui. Eh, rendersi conto di tutto questo piano piano vuol dire mettere in atto dei comportamenti correttivi. I comportamenti correttivi richiedono comunque un percorso di crescita interiore, una consapevolezza, però già il fatto di rendersi conto di come sono le cose, tieni presente che chi si rifiuta o chi eh, ecco, tra l'altro, un meccanismo di difesa qual è rifiuto io, no? anziché essere rifiutato. Quindi e comunque tutta la vita ruoterà eh, attorno al rifiuto. Se ti rendi conto di questo, beh, metti in atto i meccanismi correttivi. Cerca di capire, di sviscerare, di renderti conto di come sono le cose, di cambiare un pochettino. Eh, più che altro insegnando alla parte emotiva a nutrirsi di altri, eh, di altri nutrimenti, a nutrirsi di altre emozioni, perché se la parte emotiva impara a nutrirsi di altre emozioni ecco che tutti questi problemi poi non ci sono più perché tu riesci a superarli riesci a mettere in atto proprio delle correzioni riesci a mettere in atto delle situazioni che ti permetteranno di venire fuori da questo eh, impasse diciamo così da queste situazioni negative e questo ti permetterà di raggiungere diciamo degli obiettivi trovando la persona giusta senza essere <ride> rifiutato, senza essere, diciamo, emarginato, emarginato. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Teramasco. iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!